ci sostiene da diverse edizioni e lui, diciamo, si occupa nella sanità, ha un bellissimo ruolo, è un ciclista. Fabrizio, ti do il microfono. È un ciclista, prima di, io dico prima ciclista, è un grande imprenditore, insomma ne hai, è un editore, perché Malpensa 24 è un giornale che tu editi. E cosa è successo? Adesso vi spiego perché, poi ci dirai anche tu qualcosa. Succede questo: l'Urban Award è organizzato assieme ad ANCI e quindi premia Antonio De Caro. Cos'è successo nella giuria? Effettivamente il comune di Bari aveva presentato delle progettualità molto interessanti e molti dei giornalisti che voi avete visto avevano manifestato, Francesco Giorgini era uno di questi, Piero Migrelli e anche molti altri, avevano proprio dato una preferenza, anche Gianluca Santilli, a Bari. Solo che l'imbarazzo di premiarsi non potevamo, e quindi abbiamo dovuto escluderlo. Ecco perché Fabrizio Iseni ci ha raggiunto, perché la menzione speciale della Fondazione Iseni Inerdi, appunto, andrà al comune di Bari e quindi verrà premiato Antonio De Caro, viene premiato, eccoti qua, con questa menzione. E questo ti consente di dire, tu hai dato incentivi chilometrici, l'abbiamo detto prima, perché tornando dall'Urban Award, ma non hai fatto solo questo, hai dato, ed è questo molto importante, quando ci chiedono la cultura, come si fa ad introdurre anche in una città come Bari la cultura della bicicletta, lo si fa anche attraverso degli incentivi, non solo chilometrici, anche all'acquisto. Innanzitutto grazie per la menzione speciale e per avermi evitato un chiarissimo conflitto di interessi oggi, perché io come Presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni devo giustamente premiare le amministrazioni comunali, i sindaci che si impegnano. In questi anni, come dicevo prima, abbiamo provato a fare uno sforzo in più rispetto alla realizzazione delle infrastrutture per la mobilità ciclistica, che è quello proprio degli incentivi. Incentivi agli spostamenti, noi diamo 20 centesimi per ogni chilometro a circa 1000 baresi che hanno montato un pin bike sulla bicicletta, una sorta di sistema che permette una georeferenziazione, quindi per ogni chilometro sul percorso dichiarato, ovviamente quando si monta il pin bike da casa verso il luogo di lavoro, si ottengono 20 centesimi per ogni chilometro. Ma abbiamo provato a dare ancora una volta un incentivo per l'acquisto della bicicletta, quindi paghiamo fino alla metà del valore della bicicletta, fino al massimo 150 euro. Abbiamo dato 3.052 incentivi che sono andati a ruba, nel senso che sono finiti subito gli incentivi che avevamo avuto dal Ministero dell'Ambiente. Ci siamo ripromessi con fondi comunali o attraverso un finanziamento regionale che abbiamo chiesto qualche mese fa di riprendere l'incentivo, perché sono tante le persone nella mia città che vogliono acquistare una bicicletta e non era così, tanti anni fa non era così. Prima parlavo con alcuni assessori al traffico, io ho iniziato facendo l'assessore al traffico come tecnico, non mi ero nemmeno candidato, e ho realizzato la prima pista ciclabile nella mia città. Quel giorno ho tolto 250 automobili dalla strada, 250 posti auto, e ricordo ancora con un po' di sofferenza che sono stato accolto con gli striscioni quel giorno che abbiamo inaugurato la pista ciclabile. Erano striscioni non positivi, diciamo, erano striscioni negativi nei confronti dell'assessore, però alla fine sono diventato sindaco della mia città, credo anche e soprattutto per l'impegno che abbiamo avuto negli anni sulla mobilità sostenibile. Credo che sia, diciamo, una cosa da raccontare anche a chi si approccia oggi a questo lavoro difficile dell'assessore al traffico, che oggi che sono diventato sindaco posso continuare a dire che è il lavoro più difficile come amministratore. Grazie alla Fondazione, grazie per questa menzione speciale. Devo complimentarmi con il presidente ANCI, questo è il premio voluto dalla fondazione che si occupa di sanità, in particolare di prevenzione delle patologie cardiovascolari in primis, per cui il nostro ambassador ci lega a questa propensione verso la prevenzione, la sanità e diciamo la cura delle patologie, per cui noi siamo qui per dare il giusto tributo a chi porta avanti quella che è la prevenzione primaria. Grazie e auguri a tutti. Grazie Fabrizio. E adesso